Benvenuti a questo secondo webinar del ciclo Dati aperti e dati territoriali. Vi ringrazio per la puntualità con la quale vi state collegando. Aspettiamo qualche minuto giusto perché il numero dei partecipanti si stabilizzi e poi iniziamo, perché il programma della giornata di questa ora e mezzo che passeremo assieme è abbastanza intenso con quattro relatori, quindi vogliamo lasciare tutto lo spazio necessario ai relatori e poi soprattutto lo spazio per le vostre domande che raccoglieremo durante tutti gli interventi e poi scambieremo, sottoporremo ai relatori nella fase finale. Vi ringrazio per i feedback che state dando in chat. Potete usare la chat durante tutto il periodo del webinar per segnalare eventuali problemi e per proporre le vostre domande, le vostre osservazioni su quello che verrà detto durante il webinar. Io sono Sabrina Nano. Ti do appunto il benvenuto a questo webinar di oggi, che è il secondo di un ciclo di tre webinar sui dati aperti e dati territoriali nella trasformazione digitale nella PA, che realizziamo nell'ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale per l'attuazione del progetto Italia Login, la casa del cittadino. Se avete partecipato anche al webinar precedente, il webinar che si è tenuto l'8 ottobre sul catalogo dei dati, avete già sentito, insomma, la presentazione di questo ciclo che si compone di tre webinar. Il primo sul catalogo dei dati aperti, dati.gov.it, e sui metodi e standard per la metadatazione e per la pubblicazione di dataset su quel catalogo. Il webinar di oggi invece è incentrato sui dati territoriali verso il monitoraggio di Inspire 2021, con un focus su come migliorare e misurare la qualità dei metadati, dei dati e dei servizi. Vi anticipo anche il webinar successivo di questo ciclo, che si terrà il prossimo 5 novembre. Che sui dati nel piano triennale per l'informatica, azioni e obiettivi relativi appunto ai dati, con un focus sulla qualità dei dati e sulle licenze. Il programma anche di quest'ultimo webinar in via di definizione è sempre presente nella stessa scheda nella quale vi siete iscritti a questo ciclo di webinar, quindi essendo iscritti ai precedenti riceverete l'invito anche per il prossimo, ma sarà comunque possibile iscriversi fino al 5 novembre anche a quest'ultimo webinar per chi non si fosse iscritto prima al ciclo di webinar. Per chi non avesse seguito qualcuno, avesse la possibilità di seguire qualcuno di questi webinar, comunque sono registrati e le registrazioni verranno pubblicate nella pagina di sintesi del ciclo di webinar, così come i materiali che vengono proposti durante questi incontri. Nell'email nella quale avete ricevuto le indicazioni per partecipare a questo incontro è presente anche il link con l'invito a compilare un questionario. Per noi è molto importante perché ci consente di capire qual è la platea alla quale ci stiamo rivolgendo, capire quali sono gli interessi e pianificare anche meglio e in maniera più mirata i prossimi interventi che faremo da qui durante tutta la prosecuzione del progetto. Il webinar di oggi avrete sicuramente visto il programma, è un programma appunto abbastanza intenso e con stimoli diversi. Io a breve lascerò la parola a Gabriele Ciasullo di Agid che farà un'introduzione su questi temi e poi abbiamo l'intervento di Marco Vinghini del GRC della Commissione Europea, Carlo Cipolloni di ISPRA e Antonio Rotondo di Agid. Quindi a questo punto lascerei la parola a Gabriele, vi rinnovo l'invito a partecipare, a essere parte attiva in questo webinar, sottoponendoci in chat le vostre osservazioni,
le vostre domande e faremo in modo veramente di rispondere e di attivare quindi uno scambio nella fase finale del webinar. Grazie, a te la parola, Grazie Gabriele. Sabino, buongiorno a tutti, grazie della partecipazione, vedo un numero abbastanza consistente e di questo insomma, siamo abbastanza soddisfatti. Come diceva Sabino, questa iniziativa fa parte, rientra nell'ambito del progetto Italia Login, più generale sulla transizione al digitale da parte delle attività della pubblica amministrazione. Noi ci occupiamo in particolare di dati, dati aperti, dati territoriali. L'eccezione ha lo stesso significato, in quanto insomma, per i dati territoriali la nostra attività si rivolge non solo ai dati di tipo aperto, ma anche ai dati che ancora non lo sono. Passo direttamente a un'introduzione breve su questa tematica, diciamo partendo da un po' da quelle che sono le attività di Agid in questo ambito. Il tema è quello della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, che è un obiettivo strategico per la pubblica amministrazione in generale, per Agid in particolare, in quanto rappresenta un oggetto consistente, significativo nel contesto del piano triennale. È già da diversi anni, è così, è anche nell'ultimo questa tematica, nel piano triennale 2020-22, questo tema è stato ulteriormente consolidato e rafforzato. Il ruolo di Agid in materia di dati si svolge in particolare nella gestione del catalogo nazionale dei dati geografici, che risponde al dominio geodati.gov.it e ai relativi servizi di rete, in attuazione delle regole definite con la direttiva Inspire e quindi con la relativa norma di recepimento. Poi, di questo ne abbiamo parlato ampiamente la volta scorsa. Agid ha la responsabilità del catalogo nazionale dei dati aperti nel dominio dati.gov.it e in questo contesto le regole di implementazione della direttiva PSI, che attualmente insomma, siamo in corso il recepimento dell'ultima direttiva europea, ma da questo, insomma, questa tematica è già un tema da noi seguito già da diversi anni, fin dal 2000. Al 2015, grosso modo, e la volta scorsa, appunto, abbiamo visto un po' sia ciò che è successo intorno al portale dati.gov.it che ospita il catalogo dei dati aperti e il catalogo delle basi dati della PA. E abbiamo visto poi un intervento molto operativo, molto tecnico, volto a dare suggerimenti al miglioramento delle informazioni presenti sul catalogo, quindi due sessioni di due presentazioni volte appunto a rappresentare questa particolarità, questa esigenza di migliorare la qualità dei metadati presenti nel catalogo. Altre attività che svolgiamo in Agid sono appunto l'implementazione dello standard GeoDKP che ci consente di rendere disponibili anche attraverso il catalogo dei dati aperti, di rendere disponibili i dati geografici aperti, i dati territoriali resi in formato aperto dalle pubbliche amministrazioni. È evidente, questo è un aspetto di cui abbiamo curato in diverse occasioni, ma si sta facendo sempre più rilevante in quanto i numeri dei dati geografici aperti sta aumentando man mano in modo considerevole. Quindi è importante che ci sia l'attenzione giusta su questo aspetto. I dati geografici vanno documentati sempre e comunque nel catalogo dei dati geografici, poi se sono dati di tipo aperto, e su questo poi ci saranno ulteriori attenzioni nelle prossime attività, se sono dati di tipo aperto verranno resi disponibili automaticamente attraverso l'applicazione di questo standard, verranno resi disponibili anche sul catalogo dei dati aperti. Questo standard, ricordo, è stato proposto da GRC. È stato sviluppato da GRC nel contesto del Work Program di AISA e quindi è uno strumento definito a livello europeo e diciamo noi siamo tra i paesi che hanno già implementato e applicato questa regola tecnica, questa specifica tecnica. Siamo molto attivi nel mondo dell'informazione geografica per quanto riguarda la modellazione dei dati, in coerenza sia con le regole europee di Inspire sia con le regole nazionali. Ricordo, e questo è un tema in cui
Ritorneremo con uno specifico webinar per parlare appunto del data model relativo all'informazione geografica, partendo dai database geotopografici, per poi continuare con le azioni che abbiamo svolto nel corso di questi anni per la modellazione dei dati del SINFI, il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, che è attualmente gestito e implementato dal MISE, e per la definizione delle regole tecniche per l'implementazione dell'illuminazione pubblica, che è un sistema implementato poi da Enea. Naturalmente noi abbiamo lavorato con le amministrazioni competenti per far sì che questi data model fossero coerenti con le regole tecniche già esistenti nel mondo dell'informazione geografica, sia a livello nazionale, in particolare i database geotopografici, sia a livello europeo, con le regole del Data Specification di SPIRE. Abbiamo poi un'attività importante per quanto riguarda la gestione di vocabolari controllati. Siamo uno dei pochi paesi, abbiamo adottato il sistema di registro in SPIRE e siamo federati con Inspire per quanto riguarda questo sistema di gestione dei vocabolari controllati, delle tassonomie, e quindi è uno strumento particolarmente rilevante per quanto riguarda la corretta metadatazione e la gestione appunto di uno dei di vocabolari e ontologie che servono a sostenere le nostre azioni sul mondo dell'informazione geografica. Anche questo è un sistema realizzato, ne abbiamo parlato in qualche altro webinar del passato, probabilmente torneremo perché stiamo implementando una nuova versione di questo sistema ed è stato poi sviluppato anche questo dal GRC, dal Centro di Ricerca della Commissione Europea, nell'ambito del programma ISA Squared. Un ultimo accenno alle attività di sviluppo di ontologie e vocabolari controllati in ambito trasversale a domini specifici. Per esempio, abbiamo, oltre naturalmente all'ontologia riguardante la metadatazione dei dati di tipo aperto, quindi il profilo di metadatazione Data Catalog Application Profile per l'Italia. Un ultimo esempio di attività in questo ambito sono stati gli obblighi della trasparenza, che anche se nell'ambito di un progetto, nell'ambito di Italia Login. Nel prossimo webinar noi parleremo un po' più diffusamente del piano triennale, di ciò che ci dice per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Naturalmente, però, anche avendo demandato questo tema all'ultimo webinar, volevo sottolineare che in effetti noi abbiamo già incominciato a trattare questo aspetto, in quanto nei risultati attesi, negli obiettivi definiti e nei risultati attesi, queste slide poi le commenteremo più diffusamente nel prossimo appuntamento del 5 novembre. Nei risultati attesi, nel piano triennale, ci sono alcuni obiettivi specifici che noi in effetti stiamo trattando in questi nostri appuntamenti. Quello di oggi, appunto, riguarda l'informazione geografica, riguarda quest'azione, questo risultato che in qualche modo è già contemplato nel piano triennale ed è ribadito anche in quello attualmente in corso di sviluppo, l'aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di dati territoriali secondo la direttiva Inspire. Sostanzialmente la direttiva Inspire in questo ambito, ma questi poi sono temi che tratteremo anche nei prossimi interventi. La direttiva Inspire, oltre a darci indicazioni, oltre a dirci di metadatare i dataset aperti e non aperti relativi all'informazione geografica, ci chiede anche di metadatare i servizi che vengono attivati attraverso quei dati territoriali, quindi servizi di visualizzazione, di download o servizi di trasformazione di coordinate. E questo rappresenta per noi un risultato nell'ambito appunto dell'obiettivo di condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni e riutilizzo da parte dei cittadini e imprese. Questo è un obiettivo importante perché evidentemente lo scopo principale per il quale vengono prodotti i dati da parte della pubblica amministrazione è quello di metterli a disposizione, di rendere attraverso un servizio, metterli a disposizione di cittadini e imprese per aiutare le proprie attività. Quindi,
E questo è un tema rilevante. Altro tema rilevante su cui oggi è incentrato il webinar di oggi riguarda la qualità dei dati e dei metadati. Parliamo in questo momento in particolare, la volta scorsa abbiamo visto la qualità dei metadati relativi al catalogo dati COVID, quindi al catalogo dei dati di tipo aperto. Abbiamo visto insomma, con Piero Paolicelli abbiamo visto una serie di indicazioni, di suggerimenti per superare alcune problematiche e quindi migliorare l'informazione residente nel catalogo. Oggi faremo la stessa cosa con riferimento ai metadati relativi all'informazione geografica, quindi i metadati che sono contenuti e sono depositati nel repertorio nazionale dei dati territoriali. Quindi questo, anche questo è un asset molto importante. Sia con riferimento all'informazione di carattere generale, ma in particolare questo con riferimento poi ai dati territoriali di tipo aperto, che in effetti poi dopo transitano attraverso l'applicazione dello standard GeoDKTP, transitano anche nel catalogo dei dati aperti. Quindi, a maggior ragione, è necessario dare uno sguardo alla qualità di questi metadati e poterli poi, come dire, migliorare i contenuti informativi presenti. Ecco, presenti nel catalogo. Vado ancora avanti. Ecco, questo ci sta l'altra tematica di cui ne vedremo nel prossimo webinar, nel prossimo appuntamento parleremo, metteremo l'attenzione sul tema generale quindi rivedremo un po' queste slide, vedremo più in qualche dettaglio anche sulle altre tematiche, ma poi metteremo il focus per quanto riguarda sia la strategia dei dati, ma in particolare per quanto riguarda il tema delle licenze e il tema della qualità dei dati. Quindi ci saranno due interventi specifici su queste tematiche. Oh, tornando al tema di oggi, e qui con questa credo che sia l'ultima slide, tornando al tema di oggi, volevo sottolineare il ruolo che il repertorio nazionale assume nel contesto delle attività della pubblica amministrazione. Quindi il repertorio, così come qualsiasi altro catalogo, è istituito per agevolare la pubblicità dei dati territoriali, in questo caso, disponibili presso le pubbliche amministrazioni. Questo tipo di impostazione lo ritroviamo anche nella norma di recepimento della direttiva PSI per quanto riguarda il catalogo di dati aperti. Quindi è un elemento molto chiaro su cui bisogna fare attenzione e porre l'accento, perché in effetti l'obiettivo del catalogo è quello di agevolare la ricerca delle risorse disponibili. Non ci sono altre finalità, insomma, no? Dal punto di vista funzionale. Fermo restando che questa è una cosa che nelle norme riguardanti il repertorio è ben messo in evidenza sia nel decreto istitutivo, perché qua su questo oggetto c'è un decreto del 2011 che dava corpo a quello che prevedeva l'articolo 59 del CAD, e in effetti ne delineava le caratteristiche. E quindi era evidente in questo decreto istitutivo, ed è stato ribadito anche nell'ultimo aggiornamento riguardante le regole tecniche per l'alimentazione del repertorio, ne delineava le caratteristiche dei contenuti informativi di questo strumento, e quindi metteva bene in evidenza che la pubblicazione dei metadati nel repertorio certifica l'esistenza di quei dati, certifica l'esistenza di un dato e quindi ne consente, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, attraverso il monitoraggio, ne consente appunto di accertare l'esistenza di un determinato dato o servizio qualora reso disponibile attraverso un servizio. Dicevo, è una cosa rilevante anche a livello europeo, attraverso le attività di monitoraggio. Infatti, di questo oggi parleremo diffusamente negli interventi successivi, perché il monitoraggio europeo viene appunto effettuato attraverso la verifica dei contenuti informativi presenti nel repertorio, presenti nel catalogo nazionale, sia per l'Italia naturalmente che anche per quanto riguarda gli altri paesi comunitari. Quindi, il repertorio eroga servizi di ricerca e rappresenta il punto di accesso nazionale ai fini dell'alimentazione del geoportale, di cui all'articolo 15, comma 1 della direttiva INSPIRE, il geoportale nazionale gestito dal Ministero dell'Ambiente, ora il Ministero della Transizione Ecologica. E
I metadati costituiscono quindi la base informativa per il calcolo degli indicatori di monitoraggio, è quello che vi dicevo prima, che il monitoraggio Inspire viene effettuato attraverso l'analisi dei dati esistenti all'interno del catalogo. Credo di essere arrivato alla fine, vi ringrazio per l'attenzione e prego Sabrina per il prossimo intervento. Grazie, Grazie. grazie Gabriele per la tua puntualità rispetto dei tempi. Adesso diamo la parola a Marco Minghini con il suo intervento che approfondirà proprio questo tema, la metodologia e gli strumenti del monitoraggio Inspire. Grazie Marco. Grazie Sabrina per l'introduzione e un ringraziamento anche ai colleghi di Agid per l'invito. Io sono Marco Minghini, lavoro al GRC, faccio parte del team che si occupa proprio del coordinamento tecnico, della direttiva Inspire. Vi parlo oggi appunto del monitoraggio in vista perché appunto siamo ormai a poco meno di 2 mesi, dal 15 dicembre, e insomma come faremo noi lato GRC monitoraggio e come gli Stati membri e l'Italia in particolare possono prepararsi al monitoraggio stesso. Non introduco Inspire perché Gabriele ha già detto chiaramente di che cosa si tratta e qual è il contesto, quindi vado direttamente diciamo a raccontare i dettagli. Allora, nel 2021, così come a partire dal 2019, quindi questo sarà il terzo anno, il monitoraggio si basa sul contenuto della decisione 1372 di agosto 2019, che ha introdotto un nuovo sistema per eseguire il monitoraggio. Dai 48 indicatori precedenti si è passati a 19 indicatori, tutti calcolati a partire dai metadati, ma soprattutto rispetto al passato, tutti calcolati in maniera automatica e trasparente, diciamo, dal GRC, utilizzando appunto i suoi strumenti che sono il geoportale e il validatore che vi racconterò tra poco. Giusto per introdurre il monitoraggio del 2021, ma in realtà anche quello del 2020, a cui questa slide si riferisce, così come già fatto nel 2020, i metadati Inspire che considereremo, soprattutto per la validazione, saranno quelli codificati secondo la versione 2.0 delle Edines, questo perché già a partire dall'anno scorso, appunto, il termine per la transizione tra metadati Technical Guidance versione 1.3 e 2.0 era scaduto. Quindi questo è solo un reminder di una cosa che in realtà era già valida l'anno scorso. Come facciamo, diciamo, lato nostro a fare il monitoring? Allora, il 15 di dicembre partiamo da sinistra, quindi partiamo dai cataloghi dei 27 stati membri, facciamo l'harvest, quindi recuperiamo tutti i metadati e sulla base dei metadati il geoportale che vedete in alto e il validatore che vedete in basso calcolano gli indicatori. Il geoportale stabilendo i collegamenti fra i metadati dei dataset e i metadati dei servizi, il validatore eseguendo una validazione. Alla fine pubblichiamo tutti gli indicatori in una dashboard online. Ecco, nel seguito della presentazione chiaramente andrò un pochino a sviscerare tutti questi step del processo. Allora, gli strumenti che utilizziamo li ho già menzionati, sono strumenti credo ben noti a tutti, quindi il geoportale Inspire e il validatore Inspire. Faccio un piccolo zoom su ciascuno dei due, in realtà anche andando un pochino oltre a quello che è l'utilizzo nel monitoring, giusto per fare un'introduzione proprio agli strumenti in sé. Allora, il geoportale naturalmente è lo strumento principe, centrale per accedere a tutte le risorse, quindi dati, metadati, servizi che gli stati membri rendono disponibili sotto Inspire. Il geoportale non memorizza alcun dato, semplicemente raccoglie i metadati tramite Harvest e stabilisce appunto i collegamenti per dare poi accesso a tutto quello che gli stati membri già nelle loro infrastrutture nazionali rendono disponibili. Come credo molti sappiano già, ci sono due filtri principali per i dati. Il primo è basato sui cosiddetti priority dataset, quindi i dati prioritari per questioni di reporting ambientale, che a loro volta possono essere filtrati per dominio ambientale, quindi aria, acqua, natura, eccetera, e per legislazione, quindi la Water Framework Directive o la Noise Directive e così via, o per tema. E il secondo strumento per filtrare sono proprio i classici 34 temi Inspire.
Due note, giusto appunto, che esulano poi dal monitoraggio, ma è importante perché colgo l'occasione per aggiornarvi anche su due sviluppi importanti, molto importanti del Geoportale, che arriveranno a cavallo tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Sono due lavori sul back-end e sul front-end. Il back-end lo stiamo completamente modificando. Al momento il software è un software abbastanza custom, scritto dal JRC, sviluppato, aggiornato, cambiato nel corso degli anni, ma molto complesso anche per noi stessi da mantenere e da aggiornare. Quindi ci stiamo muovendo verso una soluzione open source, in particolare verso GeoNetwork, che diventerà il motore dietro appunto al Geoportale. E appunto l'idea è che sia pronto in produzione per l'inizio dell'anno prossimo, quindi che con un anno di tempo davanti per il monitoraggio dell'anno prossimo per gli stati membri per prendere confidenza con il nuovo sistema. Ma stiamo lavorando anche sul front-end. Appunto Gabriele citava la Open Data Directive, che introduce questo concetto di high value datasets, promette in un certo senso una lista. La lista è in arrivo perché c'è un implementing act che arriverà anche questo a cavallo tra fine 2021 e inizio 2022. Appena uscirà questo implemento sul front-end, una terza modalità di filtraggio dei dati proprio basata su high value dataset, perché non è un segreto, molti high value dataset sono anche dati in Spire, ovviamente sono dati geografici. Chiudo la parentesi sul Geoportale, andiamo al validatore. Come sapete, il validatore è uno strumento fondamentale per diversi attori, quindi innanzitutto per i data provider, per testare le risorse che producono, ma anche per i coordinatori Inspire, quindi per noi a livello europeo e per i coordinatori nazionali. Da questo punto di vista so che la prossima presentazione coprirà esattamente questa parte, ma anche è uno strumento fondamentale per chi in realtà sviluppa soluzioni software per Inspire, perché la validazione è integrata in tanti sistemi, per esempio per chi sviluppa software che consente di creare metadati o di creare servizi, eccetera. Ecco, diciamo, in contrasto al geoportale, per cui siamo in una fase di cambiamento, sul validatore invece abbiamo una struttura abbastanza stabile e rigorosa, già stabile, diciamo così, da anni. Quindi abbiamo un piano di rilasci del software che prevede 4 rilasci all'anno, che avvengono a gennaio, marzo, giugno e settembre. In particolare la versione di settembre è la versione che verrà utilizzata per il monitoring di quell'anno. Quindi la versione di quest'anno rilasciata a settembre, quella che utilizzeremo per il monitoring, quindi dà a tutti la possibilità 3 mesi prima di avere il software, diciamo così, finale. In realtà c'è anche di più, nel senso che la versione che rilasciamo a settembre per definizione non introduce alcun cambiamento, diciamo, più rigoroso, più restrittivo rispetto alla versione di giugno. Quindi vuol dire che i test vengono solo resi più flessibili. In altre parole, se avete una risorsa che passa un test dopo il rilascio di giugno, sicuramente passerà lo stesso test anche dopo il rilascio di settembre. Cioè le modifiche che rendono i test più rigorosi le rimandiamo al rilascio di gennaio dell'anno dopo. Questo sempre per favorire la preparazione da parte degli stati membri. Questo è uno screenshot sul changelog dell'ultima versione, in cui potete vedere, questa è solo una parte, in realtà potete vedere sempre che cosa è cambiato, che cosa è cambiato in termini di nuovi test aggiunti, nuove funzionalità oppure i bug fix che sono stati creati, e forniamo sempre anche le istruzioni per eseguire il deploy utilizzando Docker, così che chiunque possa avere la propria versione del validatore. Questo è un report che vi consiglio ancora di leggere, nonostante si riferisca al monitoring del 2019. Ve lo consiglio perché non tanto per i risultati, che appunto si riferiscono al monitoring del 2019, ma perché, essendo un report scritto proprio per raccontare il nuovo processo, appunto a valle della nuova decisione della Commissione, trovate una spiegazione molto dettagliata proprio delle regole e del processo che eseguiamo, che al di là di qualche dettaglio è rimasto lo stesso, appunto. Quindi qui trovate il link. Ecco, andiamo finalmente agli indicatori. Come sapete sono 19 e sono divisi in 5 categorie. Vado molto velocemente a dirvi che cosa ciascun indicatore misura, giusto per fare un attimo il punto. Allora, 5 categorie. Spero che vediate il mio cursore, se così non fosse non fa niente naturalmente. Allora, la prima categoria è la disponibilità dei dati e dei servizi, e qui si calcolano 5 indicatori. Quindi il primo è il numero totale di metadati per i dati, numero totale di metadati per i servizi, numero totale di metadati per i priority dataset e numero totale di metadati per i dati che hanno un ambito regionale e nazionale. Poi abbiamo due indicatori sulla conformità dei metadati, e queste sono la percentuale di metadati dei dataset conformi, percentuale dei metadati dei servizi conformi,
E poi terza categoria, conformità dei dati. Anche qui abbiamo quattro indicatori. Il primo è la percentuale totale di dataset conformi e poi abbiamo la percentuale totale di dataset conformi dell'Annex 1, Annex 2 e Annex 3. L'accessibilità dei dataset, abbiamo tre indicatori. Il primo è la percentuale totale di dataset disponibili, accessibili tramite servizi di view e download, entrambi, e poi due indicatori sempre per le percentuali dei dataset disponibili tramite servizi di view e poi separatamente tramite servizi di download. L'ultima categoria, cinque indicatori per la conformità dei servizi di rete. Il primo, percentuale totale di servizi di rete che sono conformi e poi percentuale dei servizi di discovery, di view, di download e di transformation che sono conformi. Quello che è importante dire è che mentre la prima categoria è fatta da indicatori che hanno valori assoluti, le slide vanno avanti da sole, ma ok, non riesco a impedire che le slide vadano avanti. Comunque, la prima categoria è fatta da indicatori che hanno valori assoluti, quindi numero di metadati di dataset, numero di metadati di servizi, eccetera. Quindi le slide vanno avanti da sole, scusate, però qui non riesco più a controllarle. Allora, vediamo se stanno ferme adesso. Allora, dicevo, la prima categoria è valori assoluti, quindi sono numeri di metadati, mentre tutte le altre quattro categorie sono percentuali. Questo è importante perché la percentuale misura una performance, i valori vanno da 0 a 100 e quindi chiaramente consentono di misurare una performance e anche di confrontare i valori fra quelli che i vari stati membri le fanno misurare. Come le slide hanno mostrato prima, tutti gli indicatori tranne i due sui metadati sono calcolati dal geoportale, mentre i due sui metadati sono calcolati con il validatore. Quindi appunto il geoportale ne calcola 17 e il validatore ne calcola 2. Se le slide mi assistono e rimangono ferme, vado avanti. Quindi qua diciamo qualche indicazione su come gli stati membri possono prepararsi al monitoring. Allora, lato geoportale, come sapete, c'è l'Harvest Console, che è lo strumento che i responsabili dei cataloghi utilizzano per lanciare nuovi harvest e per avere una preview dei risultati dell'harvest. Qui vedete l'esempio della Romania, ma è solo un esempio, chiaramente lo stesso. Se dopo aver eseguito un harvest si possono vedere i risultati e pubblicarli o decidere se pubblicarli, e in basso a questa pagina c'è un bottone Calcola indicatori che vi fa vedere la preview dei valori degli indicatori che si avrebbero sulla base dei risultati di quell'harvest. Quindi questo è lo strumento per avere un'indicazione sui valori dei 17 indicatori calcolati dal geoportale. Per il validatore invece una novità importante di quest'anno è l'aggiunta di alcuni test, in particolare di una performance class aggiuntiva, che è quella sui metadati, scusate, per i dataset dei dati, che è quella sui metadati per l'interoperabilità. L'abbiamo aggiunta quest'anno perché formalmente a fine 2020 tutti i dataset Inspire dovevano essere conformi con le implementing rules sull'interoperabilità dei dati e dei servizi. Quindi non l'abbiamo aggiunta l'anno scorso, anche se fondamentalmente avremmo quasi potuto farlo, essendo il monitoring fatto a fine anno, l'abbiamo e dovevamo assolutamente aggiungerla quest'anno. Quindi di default, anche quando usate il validatore per validare metadati di dataset, tutte e quattro le performance class sono selezionate. Questo invece è il Bulk Validation Tool, è un altro strumento molto importante che utilizziamo e che rilasciamo in open source. È lo strumento che utilizziamo noi per validare i metadati. Chiaramente è per validare tutti i metadati insieme, quindi di decine di migliaia di metadati. Utilizziamo questo strumento che è basato su PDI, una piattaforma di ETL, chiaramente sull'API del validatore per automatizzare il tutto. Ogni anno rilasciamo, anche qui verso settembre, la versione che utilizziamo poi nel monitoring dello stesso anno, e anche quest'anno abbiamo rilasciato appunto una versione aggiornata dello strumento che include anche la nuova Conformance Class. Ovviamente invitiamo tutti a utilizzare il tool, non accoppiandolo all'uso dell'API del nostro validatore, ma accoppiandolo all'uso dell'API di una vostra versione interna del validatore, visto che appunto tutto è open source, tutto può essere facilmente deployato da chiunque in locale, ed è quello che suggeriamo agli stati membri.
Ecco, questo è invece un esempio di come i risultati li abbiamo forniti nel 2020, potete aspettarvi la stessa cosa quest'anno. Quindi diciamo, vado a farvi vedere cose diciamo, vecchie di un anno, ma l'idea è che sarà così assolutamente anche quest'anno. Quindi presenteremo i risultati in una dashboard accessibile dal geoportale, ci sarà una landing page che vedete a destra con un rettangolo per ogni Stato membro e alcune informazioni diciamo, riassuntive e in basso alcuni link. Se cliccate su uno Stato membro avete il dettaglio degli indicatori appunto di quello Stato membro, meglio in alto ci sono informazioni riassuntive come il numero totale di dataset, di servizi, il numero totale di metadati conformi o non conformi, in basso avete i 19 indicatori. In realtà, se faccio uno zoom sulla parte degli indicatori, ecco, a partire dall'anno scorso abbiamo deciso di comunicare i valori degli indicatori in maniera leggermente diversa, soprattutto per quelli misurati come percentuali. Anziché mostrare direttamente i numeri e quindi le percentuali, abbiamo deciso di mostrare la classe di performance, decidendo di avere sei classi che vanno appunto dalla classe diciamo, di performance minore, quindi più scarsa, per così dire, da 0 a 10%, quindi 0 stelle, a quella di performance più alta, 5 stelle, per percentuali da 90 a 100%. Questo per evitare che diciamo, ci si focalizzasse troppo sui numeri in sé. Quello che è importante, lato nostro soprattutto, non è proprio il numero esatto, ma è capire a che punto si è con l'implementazione, quindi qual è la classe di performance, più che il numero esatto. I numeri sono comunque resi disponibili, ovviamente. Non solo questo, in realtà abbiamo anche pensato, sempre in questa dashboard, di mostrare in un simbolo anche l'evoluzione rispetto ai risultati dell'anno prima per gli stessi indicatori. Quindi vedete per ogni indicatore una freccia verso l'alto, se l'incremento è stato almeno del 10% o nel caso degli indicatori assoluti di almeno 10% del valore dell'indicatore dell'anno prima, freccia verso il basso per un decremento del valore di almeno il 10% e simbolo di uguale per un indicatore che è rimasto più o meno lo stesso, quindi attorno con una variazione di meno del 10%. In basso nella pagina forniamo tutta la documentazione, quindi su come i test sul validatore sono stati fatti e poi un link a una serie di documenti rilevanti come la commission decision, come la spiegazione sul calcolo degli indicatori, questa spiegazione sul significato delle stelle, quindi delle classi di visualizzazione e informazioni sulla versione del geoportale del validatore. Sui metadati in realtà forniamo anche dei file interessanti perché sono dei file che contengono i report dei metadati falliti, sia per i dataset che per i servizi. Forniamo un file che per ogni Stato membro porta l'elenco di tutti i metadati, quindi ogni riga è un metadato e vedete che per ogni metadato si può sapere quanti errori ha avuto e quali error, quindi in quali performance class. Per tutti gli Stati membri assieme forniamo invece un grande file che è quello che vedete, che vi dice praticamente per ogni Stato membro sulle righe quali test sulle colonne, o meglio, scusate, quanti metadati hanno fallito quali test. Quindi questo è utile perché, per esempio, prendo la Germania, vedo 18.000 metadati falliti in totale, ma 15.000 hanno fallito questo test. Quindi questo è utile perché probabilmente andando a sistemare la stessa cosa in tanti metadati, evidentemente i valori, i metadati falliti possono essere molti meno. Quindi dovrebbe essere, quindi facciamo di tutto per dare degli strumenti per aiutare poi a capire quali siano stati gli errori e come andare a risolverli, quindi dove andare a guardare. Chiudo con un paio di slide sulle performance complessive del 2020, anche qui vedete sulle righe gli stati membri, sulle colonne gli indicatori, ho colorato gli indicatori espressi come percentuali, tralasciando gli altri, e chiaramente visivamente andando appunto dal rosso per la prima classe al verde per l'ultima classe vedete i risultati che sono eterogenei, vedete dei country che sono più sul verde, quindi se guardate per riga, e altri che sono invece più rossi, diciamo così. Se andiamo invece a vedere il confronto con i risultati dell'anno prima, vediamo anche qui confronto, è un po' eterogenea la situazione. Questo ci dice quanto, diciamo, se e quanto ci sia stato un miglioramento o un peggioramento. Quindi in generale c'è più verde che rosso, quindi c'è stato sicuramente in generale un miglioramento, in particolare sulla conformità dei metadati e sull'accessibilità dei dati tramite servizi appunto di view e di visualizzazione, ovviamente in maniera eterogenea tra i diversi stati membri.
Chiudo con una slide di conclusioni del monitoring dell'anno scorso che prepara un pochino quello di quest'anno. Abbiamo capito dopo la prima esperienza del 2019 quanto sia fondamentale preparare bene il processo, lato nostro, con gli strumenti da, appunto, da preparare e da fornire, da condividere in anticipo, con dei chiari changelog, con dei chiari piani dei rilasci. Un chiaro piano di comunicazione anche con gli stati membri, ma anche fornire gli strumenti stessi e rendere gli stati membri in grado diciamo, installarli e di avere la loro versione locale per testare, soprattutto appunto sui metadati e sul validatore. In generale, i risultati sono stati migliori di quelli del 2019, questo ci fa pensare che possono migliorare ulteriormente quest'anno, soprattutto in termini di metadati. Come dicevo, il validatore Inspire non era usato prima del 2019 nel monitoring, quindi è chiaro che gli stati membri hanno iniziato a usarlo proprio in quel momento e quindi stanno prendendo confidenza sempre di più. E poi in termini di accessibilità, l'implementazione di Inspire, come i numeri mostrano chiaramente, deve ancora essere ottenuta ed è molto eterogenea tra i diversi stati membri, con qualche country, con qualche stato membro che in generale, diciamo, è ben messo, ben posizionato, qualche altro invece che sta facendo un po' più fatica, ma magari qualcuno sta facendo fatica solo per qualche indicatore, solo per qualche diciamo, categoria di indicatori, quindi un quadro complessivamente eterogeneo. E con questo ho chiuso, spero di essere stato nei tempi, vi ringrazio e naturalmente sono disponibile poi a rispondere a tutte le domande. Grazie. Grazie, grazie Marco, anche te per la tua puntualità e soprattutto per l'intervento di dettaglio e di approfondimento. Adesso chiederei a Carlo Cipolloni di attivare la sua webcam e E gli gli lascio la lascio la parola. parola. Buongiorno a tutti. Relativa al monitoraggio. Buongiorno, grazie. Innanzitutto ringrazio anch'io i colleghi di Agid per l'invito e poi ringrazio in realtà Gabriele e Marco per aver introdotto alcuni elementi che sono essenziali su quello che è la mia presentazione. Io ho il compito ingrato, quale responsabile ISPRA, che è la struttura di coordinamento tecnico della direttiva Spire, sia di controllare e verificare il monitoraggio, quindi in qualche modo validare il monitoraggio italiano di ogni anno, sia quello di in qualche modo coordinare gli altri componenti affinché, insomma, tutti gli strumenti che possiamo mettere in atto siano a supporto delle amministrazioni. Fondamentalmente vi parlerò nello specifico del monitoraggio dell'anno scorso e quindi quali sono i numeri veri e quali sono le problematiche connesse, e poi vedremo in chiusura alcuni strumenti in parte già introdotti da Gabriele e da Marco. Non mi dilungo su quello che è la decisione 1372 del 2019 è quella che ha modificato fondamentalmente il sistema di monitoraggio, come ha già detto Marco Mendini. L'elemento che lui non ha detto che è importante considerare è che ha spostato anche la data, mentre prima il monitoraggio veniva effettuato il 15 maggio dell'anno successivo a quello di monitoraggio, dal 2019 è il 15 dicembre dell'anno stesso. E quindi ovviamente questo ha portato di conseguenza una necessità di dover adeguare tutta una serie di operazioni in tempistiche molto più rapide, che significa che in realtà, da un punto di vista di coordinamento, ISPRA e Agid già a settembre iniziano a fare delle operazioni di controllo, di verifica, da cui poi nascono appunto anche eventi come questo per informazione per cercare ovviamente di migliorare la qualità intesa come conformità alle regole tecniche e alle guide tecniche di Spire. Come è andato il monitoraggio 2020? Beh, vediamo un attimo in dettaglio. Ovviamente le prime due slide sono quelle di sintesi sugli indicatori che ha fatto vedere anche Marco. Fondamentalmente i nostri numeri, noi siamo una delle country che ha molti metadati, quindi ha sicuramente più difficoltà. I nostri numeri fondamentalmente come complesso sembrano diminuiti, ma poi vedremo nel dettaglio questi numeri.
In alcuni casi, e vedremo soprattutto per i servizi, qualcosa è migliorato. Paradossalmente sembra che alcune cose siano rimaste stabili o leggermente peggiorate, e poi vedremo nel dettaglio, indicatore per indicatore, come è andata e qual è la differenza 2019-2020, per capire anche dove in effetti abbiamo grandi carenze e dobbiamo cercare di migliorare la qualità del metadato. Come vedete, sulla parte di networking sembra che più o meno è rimasto stabile, ma non c'è da essere estremamente contenti, perché poi qui forse c'è stata una disattenzione su quello che è la produzione dei servizi e dell'organizzazione dei dataset a esso collegati. Riprendendo un po' una slide che ha fatto vedere Marco Menghini, questa è la vera view delle performance 2020. Vedete che nel riquadro rosso c'è l'Italia. Purtroppo noi siamo una di quelle country che è molto rossa e poco verde, e questo fa sì che le nostre performance sono in generale inferiori al 30% e in molti casi inferiori al 10%. Quindi questo ci ha posto un elemento d'attenzione per cui quest'anno ancora di più vorremmo cercare di migliorare i metadati, cioè il prodotto metadato e i metadati di servizio soprattutto, per riuscire ad avere quindi un monitoraggio sicuramente migliore e anche più veritiero di quello che è la realtà nazionale, perché poi in realtà ci sono molte attività in essere. Per quanto riguarda il monitoraggio in dettaglio, se noi andiamo a vedere il primo gruppo di metadati, che è quello appunto sulla disponibilità di dati territoriali e dei servizi, tra 2019 e 2020 sembrerebbe che sono diminuiti il numero di metadati. Questo in realtà però è un numero che non ha un gran valore di qualità, perché il numero di metadati non rappresenta la bontà o quanto uno Stato è capace di rappresentare le informazioni, perché poi l'importante è come sono stati compilati questi metadati. Invece è estremamente utile il secondo indicatore, che è quello sui servizi, sui servizi che vengono rappresentati con i metadati, quindi i metadati di servizio. In questo caso c'è stato un aumento numerico, e se consideriamo che in effetti è diminuito anche il numero complessivo di metadati, nel generale un certo miglioramento in questo senso c'è stato. E quindi siamo un po' più contenti. Ovviamente anche nel monitoraggio della disponibilità dei dati territoriali dei relativi servizi, l'indicatore che tiene conto quindi dell'utilizzo e quindi della conformità alla normativa in materia ambientale, quei famosi priority dataset, ci dice che effettivamente abbiamo aumentato, e abbiamo aumentato anche notevolmente il numero anche qui, quindi possiamo essere abbastanza contenti. Ovviamente si può far meglio, dobbiamo far meglio, ma anche qui il numero è un po' relativo anche a quelli che possono essere gli ambiti di interesse. Se andiamo più in dettaglio e quindi vediamo un po' invece i servizi e quindi gli indicatori sui servizi, effettivamente qui abbiamo un aumento significativo nel 2020, quindi abbiamo aumentato notevolmente sia il numero di set territoriali che contengono una certa parola di contesto regionale o di contesto nazionale, quindi in qualche modo abbiamo anche migliorato alcuni elementi di rappresentatività territoriale, con un aumento decisamente positivo. Per quanto riguarda invece il monitoraggio sulla conformità dei metadati al regolamento 1205 del 2008, che è quello relativo appunto ai metadati, poi ovviamente aggiornato successivamente con i metadati 2.0, i due indicatori nel complesso non sono né male né bene, nel senso che bene o male abbiamo diminuito leggermente la conformità dei metadati di dataset, ma questo è legato anche a una difficoltà in corso d'opera di passaggio dall'1.3 alla 2. Se vogliamo, e quindi è leggermente diminuito, ma nel complesso siamo rimasti più o meno
nella stessa misura, e invece abbiamo aumentato, anche se non di tanto, la conformità dei metadati legati ai servizi. Quindi possiamo essere abbastanza contenti, ma non troppo. Per quanto riguarda invece la conformità a dei set di dati territoriali al regolamento 1089, che è quello relativo all'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad esso connessi, beh, la situazione non è estremamente positiva perché il valore, che è un valore relativo, non è assoluto, però è sceso notevolmente. Quindi vuol dire che in qualche modo c'è stata poca attenzione sulla preparazione dei dataset e sulla preparazione dei servizi che servono a erogare questi dataset. E quindi qui c'è una necessaria azione che va fatta di miglioramento della qualità dei servizi, soprattutto per quanto riguarda sia la compilazione dei capability file legati ai servizi di visualizzazione e download, sia per quanto riguarda l'armonizzazione dei set di dati che quindi in qualche modo rappresentano le varie categorie tematiche di riferimento. Anche qui spendo un attimo una parola. Ovviamente sì, posso metadatare e dire che il mio dataset, quindi quel servizio collegato, siano appartenenti a più temi di Spire, ma invito sicuramente a leggersi meglio le specifiche tecniche dei dati, perché spesso e volentieri vanno ad avere un errore di valutazione nell'attribuzione della classe tematica. E inoltre non è che devo mettere tutti i temi assolutamente che in qualche modo si interfacciano col mio dataset. Quindi non è che metto per forza il sistema di riferimento di coordinate, la griglia o quant'altro, metto quello principale. Poi se ce n'è uno che comunque è importante, lo inserisco, ma anche qui insomma è importante che nella metadatazione faccia attenzione alla classe di appartenenza. Ancora per quanto riguarda questo set di dati, quindi abbiamo visto dal punto di vista di dataset e poi di servizi, anche qui rispetto ai vari annessi la situazione è piuttosto negativa e quindi c'è una necessaria azione che dobbiamo fare per migliorare questa categoria. Per quanto riguarda il monitoraggio invece nell'accessibilità dei set di dati mediante servizi di consultazione e scaricamento, quindi view service e download service, apparentemente abbiamo una situazione di miglioramento rispetto al 2019 e questo ci fa piacere, ma ovviamente le nostre performance sono ancora abbastanza lontane. Se vedete in alto a sinistra, quelli sono i valori medi di tutte le country e il nostro è fortemente distante da un 30%, un 40% che hanno gli altri paesi mediamente. E noi ci attestiamo sull'1-3%, quindi in questo senso anche qui dobbiamo migliorare, come già avevo detto, le capability e quindi utilizzare soprattutto al momento i servizi che siano Inspire compliant dal punto di vista di view service e download service, che abbiano quindi le estensioni di Inspire capability. Poi su questo si sta lavorando per cercare di fare una semplificazione, ma non avremo una risoluzione a brevissimo. Altro gruppo di metadati, in parte già descritti, sono i servizi di rete e quindi quanto è la rispondenza dei servizi di rete alle regole Spire. Anche qui le nostre performance invece di migliorare sono peggiorate in assoluto, o comunque sono rimaste più o meno nell'ordine della stessa grandezza. Anche qui vi invito a verificare rispetto allo standard medio europeo quanto siamo distanti. Nuovamente c'è una necessaria azione che va fatta sui servizi e sulla disponibilità sia dei view service che del download service, in particolare dei servizi di download service che non sono molto presenti e che invece sono obbligatori, a meno che non ci sia una normativa nazionale che ne restringa l'uso, e in quel caso bisogna confrontarsi in caso con ISPRA, che in questo fa da coordinamento per capire come rappresentare e risolvere la situazione.
Ultimo gruppo, sempre sulla conformità dei servizi di rete, ancora nuovamente performance piuttosto basse. Anche in questo caso è il numero di servizi conformi al regolamento rispetto a determinati elementi di riferimento, e quindi anche qui discorso idem a quello fatto prima. Quindi abbiamo visto un po' in generale tutto il monitoraggio del 2020, purtroppo non ha dato una rappresentazione italiana estremamente particolare, e quindi sicuramente l'invito è quello di, dopo di me verrà un intervento di Agit che spiegherà bene come migliorare questi indicatori, in realtà come migliorare i metadati e i servizi connessi ai metadati, perché questi indicatori abbiano dei valori sicuramente più vicini alla media europea e che quindi rappresentino una realtà di patrimonio informativo articolata, complessa, ma ricchissima, che è quella italiana. Quando uno dice di avere tanti metadati significa che ha tante informazioni da condividere. Ma un'azione in questo senso andrà fatta. Quindi poi lascio all'intervento successivo gli aspetti relativi a quello che è il miglioramento dei metadati, di dataset e di servizi. Credo che farà un accenno anche agli elementi che vanno aggiunti, comunque vanno considerati all'interno dei capability file, sia dei servizi di view e di download, che invitiamo a erogare. Se io metadato un dataset, siccome la legge dice che lo devo rendere disponibile, devo anche creare i servizi per renderlo visibile e utilizzabile. Chiudendo questa parentesi, vediamo invece quali sono gli strumenti con cui in qualche modo le amministrazioni possono confrontarsi. Sicuramente l'ha detto Gabriele, lo ridirà in intervento successivo. All'interno del catalogo dei metadati, quindi del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, ci sono tutti gli strumenti di validazione rispetto allo standard nazionale. Il rispetto dello standard nazionale garantisce anche già il rispetto delle grandi linee, in grandi linee rispetto delle regole SPI. Ci sono però alcuni elementi che, a prescindere dalla validazione all'interno del catalogo, vanno tenuti in considerazione, perché solo quando poi si va a fare il monitoraggio vengono presi in considerazione, e quindi in quel senso il catalogo RNT non va a fare un confronto con i servizi, se questi sono effettivamente conformi o meno, se ci sono gli elementi che ci devono essere. Per far ciò devo utilizzare ovviamente il secondo strumento, che è il validatore. Il validatore introdotto, l'istanza di validazione introdotta da Marco Menghini, ovviamente è stata replicata da ISPRA, quindi a breve sarà disponibile in quell'indirizzo il validatore nazionale. Al momento ce l'abbiamo in fase di test e sviluppo, anche perché abbiamo dovuto aggiornarlo con l'ultima versione dei primi di ottobre. E quindi a breve, riverificato il tutto, cercheremo di uscire con il validatore nazionale, che è quindi quell'istanza che Marco diceva, a cui fa riferimento anche nella validazione, proprio per non sovraccaricare quello europeo, che ha dei limiti ovviamente, ma non, ovviamente legati al fatto che ci sono diversi paesi che lo utilizzano. E quindi l'idea di utilizzare quello nazionale, anche perché è stata fatta una customizzazione da ISPRA su alcuni elementi, almeno per renderli più facilmente leggibili. Ultimo elemento, anche questo già introdotto e di cui ha già parlato Gabriele, è il registro il sistema di registri di SPIRE, che è federato con il registro SPIRE, che serve appunto a gestire le risorse con indicatori univoci. Questo è un elemento che arricchisce anche la compilazione dei metadati. Giusto l'ultima slide per farvi vedere appunto come si presenta il validatore nazionale, quindi la possibilità di eseguire gli stessi test che effettua quello erogato dal GRC, quindi quello europeo.
ovviamente con un'archiviazione sul repository di Ispra e quindi con la possibilità anche di, quando si compilano le etichette, poter poi fare una ricerca per i propri report e consultarli per capire anche eventualmente cosa è cambiato, cosa non è cambiato, cosa posso migliorare da un punto di vista di servizi, di visualizzazione o download, da un punto di vista di metadati rispetto al monitoring Inspire, mentre per la validazione dei metadati in quanto tali rimando agli strumenti dell'RNDT che sicuramente la presentazione successiva illustrerà. E con questo concluso, vi ringrazio l'attenzione e poi rimarrò disponibile alla fine per eventuali domande. Grazie, grazie anche per la puntualità che diciamo, ci darà modo di avere tutto lo spazio necessario anche per rispondere alle domande che stanno arrivando. Chiedo a questo punto ad Antonio di attivare la sua webcam e di avere il suo intervento su come migliorare la qualità dei metadati per il nostro ragionamento. Grazie Antonio. Grazie Sabrina, buongiorno a tutti. Allora, in questa ultima parte del webinar andiamo a vedere, come è stato già anticipato, che cosa le amministrazioni interessate possono fare per migliorare appunto i metadati e quindi migliorare la performance italiana al prossimo monitoraggio Inspire del 15 dicembre. Basandoci ovviamente sui risultati non molto felici, diciamo, del monitoraggio 2020, e in particolare su quelle indicazioni puntuali da parte del team Inspire sui singoli metadati e sugli errori che sono stati riscontrati nel monitoraggio 2020. Prima di andare nel merito, questa prima slide, oltre a quello che è stato già detto negli interventi precedenti, sono indicate una serie di risorse e strumenti che possono essere utili per questa attività di adeguamento e di miglioramento della qualità dei metadati. Ovviamente non mi soffermo sulle singole risorse, evidenzio soltanto che noi abbiamo già tenuto diversi webinar sia l'anno scorso che soprattutto quest'anno, nel periodo da giugno-luglio, in cui abbiamo evidenziato anche in quell'occasione e abbiamo fornito diverse indicazioni pratiche su come migliorare i metadati, per cui per tutte le cose che non riusciremo a dire in questo webinar, vi rimando a quel ciclo di webinar di cui trovate sia le presentazioni che la registrazione come al solito. Un cenno soltanto alla guida operativa del profilo nazionale di metadati. Questa, diciamo, è strutturata seguendo la struttura editoriale anche della guida delle linee guida Inspire, quindi non so se c'è qualcuno io. E quindi requisiti e raccomandazioni. I requisiti devono essere obbligatoriamente seguiti dai metadati perché è proprio sui requisiti che si basa la validazione e quindi i risultati del monitoraggio. Rispetto ovviamente al profilo Inspire, come credo sappiate, il profilo nazionale ha introdotto alcune estensioni per cui ci sono requisiti e raccomandazioni addizionali nella guida operativa italiana rispetto a quell'Inspire. E quindi anche qui per rispondere già a qualche domanda che ho visto, è ovvio che il metadato che viene inserito nel catalogo nazionale deve rispettare, diciamo, i requisiti nazionali e quindi essere validato secondo le regole tecniche nazionali. Questo, come diceva già Carlo nella presentazione precedente, fa sì che sia automaticamente
allineato e conforme ai requisiti Inspire. Quindi, siccome una delle domande era se dovesse quale validatore utilizzare, è chiaro che una volta che i metadati sono caricati e pubblicati nel repertorio, sono validati anche rispetto a Inspire. E questo è importante perché, come vi dicevo, essendoci estensione, se io dovessi caricare un metadato che allineato e conforme solo alle linee guida Inspire, ovviamente non sarebbe conforme al profilo nazionale, quindi non sarebbe caricato nel catalogo nazionale. La guida operativa dà anche un e quindi indica un percorso da seguire per la compilazione dei metadati a secondo della tipologia di risorse che si deve documentare. E sono presenti, così come anche nelle linee guida Inspire, anche degli esempi su come documentare, come compilare i singoli elementi di metadati. Questo lo dico in anticipo perché poi nel proseguo, quando parleremo in dettaglio di singoli elementi, ovviamente non farò vedere gli esempi che corretti che dovrebbero essere seguiti, proprio perché nella guida operativa trovate tutti gli esempi relativi ai singoli elementi di metadati. Quindi, ripercorrendo un po' gli indicatori del monitoraggio Inspire, per ogni sezione di indicatori vediamo che cosa possiamo fare in concreto per migliorare la performance italiana, come dicevamo. La prima sezione è la disponibilità di dati e servizi, ovviamente non ripeto quello che è stato detto sui singoli indicatori. Su questo, diciamo che il dato che ha illustrato Carlo del 51% di validità e di conformità dei metadati è influenzato dal fatto che lo scorso anno nel catalogo nazionale c'erano sia metadati che erano conformi alla versione 2.0, sia metadati che erano conformi alla versione 1.3. Come diceva Marco, lo scorso anno, così come quest'anno, da parte di Inspire vengono considerati solo i metadati conformi alla versione 2.0, e per questo lo scorso anno abbiamo avuto una buona percentuale di metadati non conformi perché erano diciamo allineati e non rispettavano la versione 2.0. E quindi quest'anno cercheremo, ed è in corso di discussione tra i coordinatori del CNITA, ma sarà poi portata anche in sede di discussione della consulta nazionale, è quello di limitare ovviamente la raccolta da parte del geoportale Inspire solo ad alcune risorse di interesse effettivo di Inspire, e quindi per limitare queste risorse introdurre una parola chiave in modo tale che il geoportale Inspire possa applicare un filtro ai metadati nazionali e quindi possa vessare solo quelle risorse che insieme decideremo di rendere disponibile per Inspire. Ovviamente i numeri generali di metadati di dati e servizi sono quelli che derivano dall'harvesting del catalogo nazionale. Tra questi, il numero evidenziato è relativo ai dataset prioritari, cioè, come si diceva prima, a quei dataset che forse ho saltato, scusate un attimo. Quindi è relativo questo numero ai dataset prioritari, cioè quei dataset che la Commissione europea ritiene e sono indispensabili e utilizzati nell'ambito di reportistica e comunicazione legate all'applicazione delle direttive ambientali. In questo caso, è necessario aggiungere una parola chiave tratto dal registro che è indicato nella slide e indicare contemporaneamente, anche correttamente, il titolo del registro e data di pubblicazione. Evidenziamo questo perché uno degli errori più ricorrenti è o la data riportata in modo errato, oppure soprattutto il tipo di data, cioè la data può essere una data di creazione, una data di pubblicazione, una data di revisione,
Per quanto riguarda i tesauri, viene sempre richiesta la data di pubblicazione, per cui se io indico che invece quella data è relativa alla creazione del thesaurus o alla revisione, quello comporta un errore nei metadati. Questo lo evidenzio perché questo è comune poi anche, per esempio, quando si indica una parola chiave relativa al tema Inspire, oppure qualsiasi altra parola chiave che deriva da un thesaurus, per il tipo di data bisogna indicare sempre pubblicazione. Questo è uno degli errori più ricorrenti. Gli altri numeri si riferiscono alla copertura territoriale dei dataset, quindi o nazionale o regionale. Questo è uno degli indicatori che è stato introdotto con la decisione del 2019 di cui ha parlato Marco. E anche in questo caso bisogna aggiungere una parola chiave regionale o nazionale a seconda che quel dataset copra un territorio regionale o nazionale, appunto. Anche in questo caso bisogna indicare correttamente il thesaurus di provenienza di quelle parole chiave, così come la data e il tipo di data, quindi anche in questo caso pubblicazione. È evidenziato un errore anche qui ricorrente nei metadati italiani, che è quello che la parola chiave, quindi regionale o nazionale, viene scritta con la R minuscola, che sembra una banalità, però siccome la regola è che bisogna riportare la parola chiave così come è scritta, è presente, disponibile nel registro di provenienza, bisogna scriverla con la R maiuscola, per cui noi abbiamo avuto molti errori su questo perché la parola chiave non era scritta correttamente e in rispetto al registro di provenienza. La conformità di metadati, come vi dicevo, è necessario seguire le linee guida nazionali e la guida operativa che fornisce tutte le indicazioni dettagliate su ciascun elemento di metadato. Conformare, rendere conformi i metadati almeno ai requisiti che sono indicati nella guida operativa, proprio perché, come vi dicevo all'inizio, la validazione si basa sui requisiti. L'altra attività che viene richiesta e che diciamo è alla base della grossa percentuale di errori che si sono registrati nei metadati, come vi dicevo, lo scorso anno, è che è necessario adeguare i metadati alla versione 2.0. Noi abbiamo un numero consistente ancora di metadati che sono allineati e conformi alla vecchia versione, per cui è necessario procedere a questa attività. Per questa attività in particolare, Agid ha messo a disposizione uno strumento di conversione automatica dei metadati dalla vecchia versione alla nuova versione. Questo strumento è stato migliorato recentemente insieme ad altre funzionalità evolutive che a breve presenteremo tramite i canali di comunicazione, ed è stato sviluppato nell'ambito della gara delle infrastrutture nazionali condivise che è sviluppata da ESRI nell'ambito di questa gara. Questo strumento che è anche disponibile in riuso, per cui si può utilizzare o attraverso il portale nazionale oppure nei propri sistemi, consente attraverso l'impostazione di alcuni criteri di ottenere l'insieme di metadati, quindi di record, che sono conformi alla versione 2.0 e che quindi poi vanno resi disponibili al portale nazionale. Rispetto alla vecchia versione che prevedeva solo l'indicazione dell'organizzazione responsabile e poi il numero di record da trasformare. In questo caso, in questa nuova versione che abbiamo reso disponibile da qualche settimana, c'è la possibilità sia di scegliere il tipo di risorsa che si vuole, per la quale si vogliono trasformare i metadati, oppure inserire una parola chiave, oppure ancora, ma c'era già prima, come dicevo, l'organizzazione. Qui vedete, sempre per quanto riguarda la conformità dei metadati, gli errori da monitoraggio 2020, cioè quel file di cui parlava Marco Minghini nella sua presentazione, che praticamente Inspire ci ha fornito dettagliatamente relativamente agli errori su ciascun record di metadati. In questo caso sono raggruppati per tipologia di errore. Come vedete,
Gli errori più numerosi si riferiscono alle condizioni di accesso e utilizzo, ma questo è legato al fatto che in quel caso il metadato era conforme alla vecchia versione. Siccome nella nuova versione la struttura dei vincoli è leggermente cambiata e quindi vanno documentati in modo diverso rispetto alla vecchia versione, se riuscissimo, diciamo, ad allineare i metadati alla nuova versione, molti di questi errori sarebbero superati. Così come un numero consistente di errori relativo alle coordinate del bounding box che si deve indicare nei metadati e che è l'area di copertura del dataset. Anche in questo caso l'errore è che in diversi casi vengono omesse le due cifre decimali che sono obbligatoriamente richieste. Ci sono poi errori che in parte abbiamo verificato dipendevano da alcuni bug del validatore Inspire, che però abbiamo segnalato e che sono stati risolti. In questo caso bisogna dare merito e ringraziare il team di GRC che si occupa del validatore, perché è sempre molto attento anche a quanto viene segnalato dalle comunità nazionali. Gli altri errori che presentano un numero consistente è l'indicazione appunto dell'ambito di copertura, e vi dicevo che in quel caso è sbagliata o la parola chiave perché è scritta male, quindi non è scritta come deve essere, come è presente nel registro di provenienza, e soprattutto, questo lo evidenziamo, c'è il tipo di data che in molti casi non corrisponde, diciamo, a quello che viene richiesto dalle regole, cioè, come dicevo prima, pubblicazione. E poi in altri casi gli errori sono dovuti all'indicazione di URL della risorsa online che non sono validi e funzionanti. Sembra una banalità, però in molti casi nel metadati viene inserito un URL di un servizio che rende disponibile quel dataset, poi magari viene modificato l'URL oppure non è più funzionante, ma il metadato non viene aggiornato e quindi quello è fonte di errore per il monitoraggio. Alcuni errori riguardano le date e l'estensione temporale. In questo caso, questi errori sono relativi o al formato di data sbagliata, che quindi deve essere indicato nel formato ISO che vedete nella slide, oppure in alcuni casi sono indicate più date di revisioni o più date di creazione, come indicato nelle regole, nei requisiti sia Inspire che RNDT. Bisogna inserire nei metadati solo una data di creazione e solo una data di revisione, altrimenti quello genera errore. Un altro errore che è diffuso è praticamente l'assenza di uno specifico attributo, quello che vedete nella slide, quando viene utilizzato un intervallo temporale. Nel caso di intervallo temporale bisogna indicare una data di inizio e una data di fine dell'intervallo temporale. Intervallo temporale indica appunto l'intervallo di validità del dataset che si sta descrivendo. Quando non c'è una data di fine ben determinata, perché magari ha una validità indeterminata quel dataset, allora bisogna inserire questo attributo che può assumere il valore o now, e quindi significa che è valido anche alla data corrente, oppure sconosciuto, perché effettivamente non si ha conoscenza della data di fine. Un altro errore comune è il raggruppamento di parole chiave tratte dallo stesso thesaurus. In alcuni casi si ripete, praticamente si indica la parola chiave e poi si ripete il thesaurus n volte per quante sono le parole chiave derivanti da quel thesaurus. Questo è ovviamente un errore, perché bisogna indicare l'elenco di parole chiave e quindi indicare il thesaurus di provenienza una sola volta. Per quanto riguarda la conformità di dati e servizi, come
Praticamente la conformità viene misurata sulla base della dichiarazione che l'amministrazione fa nei metadati. Cioè, nei metadati ci sono specifici elementi in cui l'amministrazione deve indicare se quel dataset è conforme o meno alle specifiche INSPIRE e quindi al regolamento 1089. È chiaro che bisogna indicare la reale coerenza verso quelle regole, nel senso che quelle percentuali altissime che abbiamo visto per esempio nel 2019, cioè il 51% di dataset conformi alle regole INSPIRE, credo che non siano, anzi, non credo, sicuramente non sono reali. Cioè il valore del 2020 dovrebbe, sembra essere più attendibile. Anche in questo caso indicare correttamente il regolamento, perché altrimenti può generare errori, la data e il tipo data, e questo l'abbiamo detto più volte, indicare la reale coerenza, quindi se è conforme, se non è conforme, oppure se non è valutata ancora la conformità, indicare correttamente il tema INSPIRE, perché come vedete, alcuni indicatori forniscono il numero di dataset, ovviamente la percentuale, conformi al regolamento sulla base della suddivisione ai tre allegati INSPIRE, quindi in base al tema si calcola anche quell'indicatore. Per i servizi di rete invece bisogna indicare correttamente il tipo di servizio, cioè se è un servizio di discovery, se è un servizio di view, di download o di transformation. Questo perché, come anche in questo caso, anche per i servizi, ci sono specifici indicatori per quanto riguarda la conformità legata alla tipologia di servizio. Per quanto riguarda invece la fruibilità dei dataset attraverso i servizi di visualizzazione e di download, questo è relativo all'errore, diciamo, che viene misurato anche dal monitoraggio, è relativo al mancato o al non corretto collegamento tra dati e servizi. Se andate sul geoportale INSPIRE, vedete che su 19.500 dataset, solo 536 sono downloadable, significa che sono dataset per i quali esiste un servizio di scaricamento, e 681 sono viewable, cioè sono quelli per cui esiste un servizio di consultazione. È chiaro che sono numeri molto bassi che non rispecchiano in realtà il numero di servizi che effettivamente è documentato nel repertorio, che come potete constatare, sono intorno a 2500. Questo dipende, come vi dicevo, dal collegamento tra dataset e servizi che non è documentato e implementato correttamente. Questo prevede, diciamo, un intervento sia sui metadati sia sulle capabilities del servizio stesso. E su questo vi rimando a quella guida operativa che è indicata nella slide, perché noi già da 2 o 3 anni abbiamo prodotto questo documento insieme ad ISPRA per dare indicazioni su questa specifica questione. E come vi dicevo all'inizio, nel webinar del 16 giugno 2021 trovate indicazioni specifiche su questa attività, su questa mancata implementazione della relazione tra dataset e servizi. Cosa faremo nelle prossime settimane? Come diceva Marco, è una questione, cioè dobbiamo organizzarci, tutte le amministrazioni che sono interessate nella produzione di dati territoriali, quindi nella documentazione al catalogo nazionale di dati territoriali, insieme ad Agint, insieme ad ISPRA, insieme agli altri attori, in modo tale da identificare quei criteri da utilizzare nella fase del monitoraggio 2021. Poi faremo sicuramente da qui alle prossime settimane, e qui su questo mi sembra che ci fosse una specifica domanda, una verifica, l'harvesting ovviamente prima di tutti i cataloghi che sono accreditati al repertorio nazionale, e la verifica di questi cataloghi rispetto alle regole ovviamente RNDT e quindi INSPIRE. E qualora su alcuni cataloghi, su alcuni metadati c'è bisogno di intervento,
contatteremo e supporteremo le amministrazioni in questa attività. Ho sforato qualche minuto, mi scuso, ma forse ne valeva la pena. Grazie. Grazie, grazie Antonio. Sì, a questo punto direi a tutti i relatori di attivare la webcam in maniera tale da poter rispondere alle diverse domande che sono arrivate. Lascio la parola a Gabriele. Grazie Sabrina. Beh, devo dire innanzitutto che è stato un bellissimo webinar che ha stimolato tanti interventi molto interessanti. Devo fare, insomma, però un attimo di alcune domande, possono trovare risposta immediata, altre magari forse la risposta non potrà essere immediata e comunque non potrà essere come dire, resa consistente, insomma, ecco, da parte nostra. Però due cose importanti secondo me sono da dire. Uno, come abbiamo detto, questa voleva innanzitutto essere una iniziativa rivolta a dare attuazione ad un'azione del piano triennale, quindi miglioramento della qualità dei metadati. E quindi queste sono cose che possiamo eventualmente già avviare, sono cose che si possono, diciamo, sulla base di queste indicazioni che Antonio ci ha fatto vedere. Ma noi su questo io ho intenzione di, di avviare anche qualche altra iniziativa in tal senso. Un altro aspetto fondamentale che emerge è quello della qualità dei dati, che chiaramente su questo, diciamo, la situazione è ancora un po' più complessa, perché mentre sui metadati abbiamo un sistema avviato, abbiamo un sistema che ormai, insomma, diciamo, in qualche modo è adeguato a Inspire, alle regole Inspire, e quindi possiamo, come dire, fare dei miglioramenti sulla qualità dei dati, è evidente, dobbiamo lavorare. Però, diciamo, molte domande poi degli amici di Stefano, di Campus, di Delio Brentan, di Ilaria, insomma, hanno detto delle cose molto interessanti su cui si può intervenire, altre magari richiedono invece un intervento un po' diverso. La cosa che si potrà fare nell'immediato, in effetti qualcuno ha già detto, c'è stata una riunione del gruppo di coordinamento della consulta della CNIT, a cui c'eravamo presenti, insomma, Carlo, Umberto Trivelloni, Tina Picca, io, è nato con riferimento alle attività di monitoraggio di Inspire, è nata subito l'iniziativa da parte delle regioni di un confronto, diciamo, specifico tra le regioni e noi per dare ulteriore spazio e diciamo, ulteriori informazioni rispetto alle attività del monitoring. E quindi Umberto Trivelloni sta organizzando i suoi, insomma, diciamo, il gruppo delle regioni e ci sarà a breve, insomma, nel giro di una settimana, 10 giorni, ci dovrebbe essere un incontro specifico. Naturalmente siamo in condizioni di poter, ecco, qua chiederei la cortesia ai colleghi di Formez di raccogliere tutte queste domande, perché sono tematiche abbastanza ampie, si spazia da questioni relative alla numerazione civica, e anche qui tra poco ci sarà qualche novità, nel senso che abbiamo messo a punto un documento che può aiutare le amministrazioni, in particolare i comuni, chiaramente, che sono i detentori delle informazioni del numero civico. Abbiamo messo a punto un documento che può aiutare i comuni a documentare queste tipologie di informazioni secondo le regole dei database geotopografici. Questo documento lo pubblicheremo nelle prossime, a breve, insomma, penso la settimana prossima, al massimo quell'altra successiva. Domande relative alla questione, agli ortofoto AGEA, alla questione del DTM. Evidentemente queste sono domande, diciamo, che un po' esulano non solo dal webinar, ma anche da ciò che possiamo dire, insomma, come AGID, chiaramente investe un aspetto globale, ma ne potremo parlare sicuramente in occasione di questo incontro che faremo con le regioni, che appunto, insomma, è un'iniziativa recentissima che ha proposto Umberto Trivelloni e che sicuramente trova la nostra disponibilità ad un confronto su queste tematiche. Quindi io, diciamo, non vorrei entrare, chiaramente ormai siamo agli sgoccioli di questo incontro di oggi,
L'impegno è quello di raccogliere tutte queste domande e quella parte regionale in cui nell'incontro che ci sarà avremo modo di discutere in modo più ampio e significativo. Qualche domanda che eventualmente riguarda invece gli aspetti di harvesting, magari se c'è qualche cosa che Antonio vuole, insomma, rispondere che può essere risposto immediatamente, possiamo farlo senz'altro, Antonio. Se c'è qualche domanda specifica sull'harvesting, che ho Sì, letto qualche cosa. ho visto qualche domanda. Vabbè, aveva risposto già Marco sulla copertura territoriale, cioè io ho parlato solo di regionale e nazionale perché gli indicatori del monitoraggio si riferiscono solo alla copertura nazionale e regionale, però è ovvio che per l'ambito tipo comunale o provinciale o anche sovranazionale ci sono nel registro che è indicato nella slide altri valori che possono essere indicati. È chiaro che quei dataset quindi quei metadati contribuiranno al calcolo di tutti gli altri indicatori, non contribuiranno, diciamo, al calcolo dell'indicatore della copertura territoriale. Per cui si faceva l'esempio della città metropolitana di Roma, in quel caso io utilizzerò la parola chiave locale. E poi altre domande era sulla data di revisione. Quando dicevo che bisogna indicare solo una data di revisione e solo una data di creazione, ovviamente si possono indicare entrambi in un metadato. Cioè io posso indicare la data in cui il dato è stato creato e poi anche la data di ultimo aggiornamento, quindi con tipologia revisione. Non posso indicare due date che hanno la stessa tipologia, quindi non posso avere due date di creazione o due date di revisione, però due date con tipologie diverse ci possono essere. Potrei mettere anche una data di creazione, una di pubblicazione e una di revisione. Quindi per quanto riguarda il tema metadati, Antonio, se c'è qualche altra cosa, guarda nel frattempo, per quanto riguarda il tema metadati, non ci sono problemi, ci sentiamo, ci scriviamo, ci sarà questo incontro, potremmo organizzare anche un altro evento specifico, da qui al monitoraggio di Inspire. Se c'è qualche domanda che dobbiamo, me ne Poi faccio carico. forse è interessante quella di Lorenzo Vai. Luisi sulla duplicazione. Credo che lui si riferisca alla duplicazione di numeri civici da parte del comune, ma anche di Istat, di Agenzia delle Entrate, penso, perché mi sembra che abbia scritto che ha trovato sul catalogo i numeri civici di un certo comune. È chiaro che noi parlando sempre solo di metadati, poi nel merito dei dati entreremo poi con gli altri enti responsabili. Per quanto riguarda i metadati, la regola che abbiamo sempre detto è che il metadato debba essere documentato solo dal titolare del dataset. Questo per evitare che più amministrazioni che magari utilizzano quello stesso dato per propri scopi istituzionali possano di nuovo descrivere lo stesso dato che è stato già descritto dal titolare. Quindi, per quanto riguarda i metadati, è chiaro che questa è la regola che abbiamo sempre ripetuto nei webinar, ma se andate a vedere quella guida operativa sugli interventi correttivi da fare sui metadati, questa era una delle prime indicazioni che abbiamo dato proprio perché abbiamo riscontrato che diverse amministrazioni documentavano anche i dati di altre amministrazioni. Il caso più lampante sono i dati catastali oppure i dati di Istat e così via. Proprio perché il comune o altre amministrazioni utilizzano quei dati nei propri processi e documentano i metadati. Ovviamente, dal punto di vista del catalogo, non riusciamo a verificare. Perché poi la verifica si basa sugli ID che vengono inseriti nei metadati e nei dataset. È chiaro che se hanno ID diversi ma si riferiscono allo stesso dataset, dal punto di vista del catalogo nazionale non riusciamo ovviamente a fare queste verifiche, non si può automatizzare questa verifica, però è chiaro che l'indicazione e le amministrazioni devono stare attenti a documentare solo i dati di cui sono titolari. In conclusione, riepilogando,
Per quanto riguarda i metadati, qualsiasi chiarimento, non ci sono problemi, siamo qui via mail, via telefono, non ci saranno problemi, organizzeremo eventualmente altri incontri, altri momenti di incontro su specifico, a partire da quello delle regioni che vi dicevo poc'anzi. Per quanto riguarda questioni relative ai dati, quindi alla qualità dei dati, alla conformità alle regole INSPIRE, agli adattamenti che sarà necessario fare, di questa matematica che chiaramente stiamo rappresentando, insomma, come gruppo di coordinamento nell'ultima riunione fatta alla Consulta, stiamo rappresentando in ambito Consulta, perché chiaramente è una tematica rilevante su tutti i vari aspetti, insomma, anche a livello Scusa di Gabriele, posso una cosa velocissima? vai. Sì, perché Stefano Campos all'inizio diceva se poi andiamo a fare una valutazione della qualità dei metadati anche su altri aspetti, per esempio citava il caso che alcuni dataset vengono indicati con il formato PDF. Queste attività che stiamo facendo rientrano in un'attività più ampia, diciamo, di miglioramento della qualità dei metadati. E quindi con alcune amministrazioni abbiamo già dato indicazione di evitare questi tipi di formati che non sono dati, formati di dati Certo. territoriali. Ed è chiaro che poi dobbiamo, cioè lo stiamo facendo anche su altri aspetti, come per esempio la licenza, per cui stiamo indicando alle amministrazioni di indicare correttamente la licenza, perché poi questo crea delle criticità, degli errori anche nell'esposizione dei dati territoriali nel portale dei dati aperti, perché in quel caso la licenza non viene indicata correttamente e quindi l'utente che va a cercare quei dati su quell'altro portale trova licenza sconosciuta. Quindi sono diversi aspetti che stiamo man mano cercando di affrontare. È chiaro che poi ci deve essere la disponibilità delle amministrazioni a recepire queste indicazioni e a collaborare per migliorare la qualità dei dati, proprio avendo presente che poi gli utenti quei dati li devono cercare, trovare e soprattutto poter utilizzare. Bene, quindi concludo quello che Concludo stavo dicendo dicendo. prima. Per quanto riguarda quindi i dati, è un tema che affronteremo insomma, in momenti insomma, successivi. Naturalmente c'è stato il grosso impatto che da ciò consegue all'attività della Consulta, su cui è stato rilevato appunto insomma, la necessità che certe attività vengono portate avanti. Naturalmente, per quanto riguarda eventuali domande riguardanti insomma, diciamo, gli interventi di Marco e Carlo, che ringrazio per la loro disponibilità, potete contattarli insomma, diciamo, direttamente insomma, o anche tramite noi se non avete i recapiti, ma insomma faremo in modo di dare corpo a queste istanze che sono state qui presentate. Ci incontreremo sicuramente su questi temi in altre circostanze, organizzeremo a breve un altro ciclo di webinar e sicuramente ci sarà qualche tema riguardante appunto l'informazione geografica in particolare. Siamo decisamente fuori dai limiti, ringrazio C'è tutti quanti per l'annuncio la di partecipazione. Marco? Gabriele, solo un Sì, secondo, penso. Marco sì, debba sì. fare un annuncio. Ok, Grazie, grazie. Io no, intanto vi saluto. grazie. No, approfittavo di questo webinar per annunciare che settimana prossima c'è il convegno Inspire 2021, che è un evento annuale, quindi capita proprio settimana prossima. Mi sembrava il caso di annunciarlo. Ho messo il link nella chat, si è forse un po' perso, lo rimetto. È un evento gratuito, dura da lunedì a venerdì, ci sono 3 sessioni al giorno. È un evento virtuale ovviamente, quindi potete partecipare anche ad alcune delle sessioni. Trovate tutto il programma online, quindi non mi dilungo ulteriormente. Grazie. Grazie Marco, un saluto a tutti e grazie. Grazie. Ciao a tutti, Ciao a tutti. grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Alla prossima.